Non tutte le cipolle fanno piangere. Benvenuti nel mio canale Segreti da Chef. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Gianluca Ruini, il vostro chef. Oggi vediamo come cucinare le cipolle rosse al Ronner, dal gusto e sapore esagerato, tanto da renderla delicata e far gelire il palato. Ma ora basta con le parole e prendete gli attrezzi del mestiere che iniziamo. Prima cosa andiamo a impostare la temperatura del rondo, perché, come da tempi nel video delle cotture su di Suswine, in cui trovate il link qui sopra, per arrivare a temperatura ci metterà un po' più di tempo. Dopodiché prepariamo tutte le buste del sottovuoto che ci occorreranno e, come al solito, se avete intenzione di usufruire in un secondo momento, marcate con un pennarello. Condiamo le cipolle con tutti gli ingredienti precedentemente preparati. In descrizione vi lascio la ricetta. Un'avvertenza particolare: tagliate la buccia dell'arancia con un pelo a patate, stando molto attenti a non tagliare il bianco, perché lascerebbe molto amaro. Imbustiamo. Per ogni busta un pezzo di cipolla, un pezzettino di arancio e un chiodo di garofano. Quest'ultimo lo potete anche sostituire con la cannella, con una grattugiatina di noce moscata, con un macello di vaniglia o qualsiasi altro aroma che preferite. Ma state molto attenti a non esagerare con le quantità, altrimenti rischiate di avere dei sapori troppo intensi e forti. Condizionare sottovuoto al 99%. Quando il Ronner è arrivato a temperatura, stoppatelo, inserite tutti i sacchetti nell'acqua, chiudete con il coperchio e avviate di nuovo la cottura. Terminate la cottura, abbatteteli immediatamente, poi in alternativa immergeteli in una bacinella con acqua e ghiaccio. Per rigenerarli, come al solito, immergeteli nella vasca dell'acqua a 45 gradi per circa 10 minuti. Aprite il sacchetto e rovesciate il tutto, compreso il liquido, in una padella antiaderente, calda. Principalmente le uso per accompagnare i piatti di carne. Se volete altri video ricette e volete essere sicure e sicuri di non perdere le prossime, attivazione della campanella con iscrizione al canale. Se vi piace quello che faccio, fatelo sapere nei commenti qui sotto. Vi do appuntamento al prossimo video. E come al solito, piatti chiari e amicizia lunga.